Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Rispondendo a una richiesta della Chiesa che ha la sua origine missionaria e all'ordine di nostro Signore Gesù Cristo e a tutti i popoli di predicare il Vangelo, ho accettato la grande sfida che è essere sacerdote in terre sconosciute. Ancora diacono, sono andato in missione a Mato Grosso. Dopo sette anni di studi teologici e filosofici che ci offre il seminario, ci sentiamo preparati per affrontare le sfide di una vita di sacerdote, che abbiamo tutte le risposte, eppure ci difrontiamo con un'altra realtà. Sicuramente il seminario ci concede la base, ma l'essere sacerdote avviene nel giorno al giorno, in contatto con il popolo e insieme alle comunità. In mezzo a tante difficoltà, ho testimoniato, laddove sono in missione, ho testimoniato la grandezza e la ricchezza della nostra Chiesa e anche in mezzo a tante difficoltà ho trovato lì una Chiesa viva, pulsante e assetata della parola di Dio. Adattarsi alla cultura locale è stata una necessità sia per il bene del popolo come per il bene della missione. Una delle grandi sfide è quella di dover collaborare senza ferire la fede della persona, che hanno un suo modo proprio di essere Chiesa, ma senza smettere di essere Chiesa. Celebro la Santa Messa ogni giovedì alle 6:15 di mattina per un gruppo di indios della tribù Chavante, e questo per me è qualcosa di edificante. Per via delle grandi distanze devo percorrere molti chilometri e questo mi consente di celebrare la messa soltanto una volta al mese in ogni comunità, in particolare in alcune fattorie. È un popolo lottatore che di fronte alle sofferenze non si lamenta. Come siamo abituati a dire alla Chiesa che soffre, sento di essere al posto giusto, perché dove stare Gesù, sia per la presenza del sacerdote, per la presenza dell'Eucaristia o per l'annuncio della parola. Ricordo di un fatto che è avvenuto durante un ritiro, dove in mezzo a tanti adulti è stato proprio un bambino che è venuto a me e mi ha chiesto di confessarla. Forse è una cosa semplice, un piccolo evento, ma per me è stato significativo perché ho percepito all'epoca che Dio parla con le cose semplici. Dio ha toccato il mio cuore tramite le cose semplici e con questo ha aumentato e rinforzato la mia fede, la mia speranza e il mio desiderio di servire sempre più la Chiesa. E la ricchezza di tutto questo è aiutarli a crescere nella fede, aiutandoli. Sono cresciuto anch'io nel mio ministero perché ho compreso, essendo un prete giovane, che non c'è altro modo di essere pastore se non essere assieme al gregge. Non basta indicare la strada, bisogna camminare insieme, dando sicurezza e al tempo stesso rendendomi sicuro nella missione di fronte alle meraviglie che Dio ha creato. Lodo Dio perché mi concede una grazia così grande. Ringrazio tutto quel popolo che mi ha accolto e posso desiderare soltanto che i miei fratelli sacerdoti siano toccati da questo stesso spirito missionario affinché questo lavoro possa avere continuità. So che non io, ma altri che verranno dopo di me coglieranno i frutti dei semi che oggi sono gettati e loro, a loro volta, lanceranno i loro semi. Lodo Dio per questo popolo semplice e umile che di fronte della scarsità di sacerdoti lottano per mantenere vivo nei loro cuori la fede. Sono onorato per far parte della storia di questo popolo e divento con loro, per loro, un padre meno peccatore. Sono padre Flavio Matias, missionario a Paranatinga, nel municipio di Novo San Joaquim, a Mato Grosso.
Here's the fated hour, this unwelcome time, where there's no pretending, where we draw a line, facing a truth that from now on defines your life's journey. For the moment, already miss your grace. See your physical features, but it's an empty face. If ever I wandered, now I know for sure that you are in a better place.
Boa noite, juventude! Buonasera, gioventù. Boa noite, sentinelas! Buonasera, sentinelle. Meu nome é Felipe Passos. Mi chiamo Felipe Passos. Sono della diocesi di Ponta Grossa, Paraná. Sono dalla diocesi di Ponta Grossa, Paraná. Eu participo do grupo de oração jovem. Partecipo al gruppo di preghiera giovane cuore adorante. Desde criança. Fin da bambino. Eu buscava sentir um amor de Deus mais profundo. Io cercavo sentire l'amore di Dio in modo più profondo. Sempre da bambino volevo avere un'esperienza con Dio più forte. E oggi posso dire che sono contento e posso dire che per ognuno di voi giovani. Io mi guardo. Até o dia do meu casamento, che na io mi mantengo in castità fino al giorno del mio matrimonio. Eu quero dizer para cada de vocês voglio dire a ognuno di voi hoje, che oggi eu venho contar uma história que começa lá na vengo de Madrid, a raccontarvi una storia che inizia agosto. Nella giornata di Madrid. Então,